Fabrizio! Signori e signori, oggi è venuto a prendere un caffè da noi Alvaro Vitali. Buongiorno, buongiorno Alvaro. Evviva! Allora Alvaro, sei diventato famoso come Pierino, no? Un ruolo che ti calza a pennello, certo. Perché da ragazzino so che ne hai combinate davvero di tutti i colori. Eh sì, ero un Pierino. Eri un Pierino? Sì, 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 entravo... Andavo a scuola, cioè all'asilo, diciamo, parliamo di asilo. Sì. Entravo, però poi andavo subito in bagno perché c'era una porticina che dava fuori un'altra volta, per cui entravo da lì e uscivo dal bagno, non ci andavo mai a scuola. Senti, tua nonna Elena ti ha cresciuto con molto amore e quando sei diventato famoso e hai iniziato a guadagnare i primi soldini, hai pensato a lei? Certo, certo, ho pensato a lei perché lei ha lavorato per me. Perché lei faceva le pulizie in un ufficio, sì, per tirarmi su, perché io sono andato da lei che avevo 8 anni, per cui fino a 38 anni sono stato con lei. Quando ho cominciato a guadagnare dei soldini ho pensato di comprare una casa, perché abitavamo a Trastevere in una casa piccolissima, sì, e di conseguenza non si stava più bene perché eravamo io, nonna e zia. E allora ho preso questa casa per stare più tranquilli tutti qua. Più comodi. La tua vita, so Alvaro, è cambiata grazie a un fischio. Me lo puoi fare e dopo spieghiamo perché è stato importante. Questo. Sì, questo qui è successo che andai a fare un provino a Cinecittà. Sì. Perché Federico Fellini cercava un ragazzetto magrolino, piccolino di statura. E andai, entrai dentro questo teatro, Teatro 5, ricordo, era una cosa... immensa, c'era gente di tutti i tipi, alti, bassi, grossi, magri, circensi, una cosa... E io in mezzo a tutta sta gente, piccolino, timido, perché era la prima volta che entravo, sì, a Cinecittà, che era il mio sogno, il cinema, però timido. Dopo tante ore di aspettativa mi hanno chiamato, diceva allora un capogruppo è uscito da... Entrate voi due, va, siete rimasti soli, che dovete fare? Va, eravamo io un ragazzetto di Napoli. Entriamo dentro questo studio, io davanti a me ho visto una scala, sopra questa scala c'era un faro, un cappello e una sciarpa. Ma che è? Una sagoma facevo. A un certo punto esce una vocina da quella... Allora dunque, ragazzi, ditemi, chi è di voi due che sa fare il fischio del merlo? Io ho cominciato a fischiare la pecorara come un pazzo. Federico. Sì. Federico ha cominciato a farsi la sua risatina. Sì. Sì. Va bene ragazzi. Prendete lui che l'altro ancora aspetta il merlo. Senti Alvaro, e da lì hai recitato in 4 film del grande Federico Fellini. Vediamo I Clown, 1970. Come città violenta che dava sgomento, quel grande chiasso esilarante. Sì. Quel grande chiasso esilarante e spasmodico può ancora divertire. Certo, il mondo a cui apparteneva e di cui era espressione non c'è più. Ma è vero che andiamo pure a Parigi. Vi presento la mia piccola troupe. Bastante, Gasparino è il capo macchinista. Allora, dottore, io posso partire. Ho già messo tutto nelle ceste, bello. Ciao, ma. Questo è Alvaro, il fonico, con sua mamma, sarta e parrucchiera. Ho scritto tutto. Alvaro, alternavi il lavoro di comparsa al cinema con quello di elettricista e proprio per lavorare con Fellini sei stato licenziato. Dopo cosa è successo? Sono stato licenziato perché giustamente il proprietario del locale dove io lavoravo ha detto Alvaro, io ho bisogno di un operaio, certo. Ho bisogno perché sto da solo, non riesco più ad andare avanti e tu ormai vai a fare il cinema ogni tanto, io ti perdo, per cui... Insomma, mi ha licenziato e ne ha preso un altro. Io andai da Federico, perché stavamo facendo Amarcord, e gli disse tutto, io non posso più venire. Perché? Perché il proprietario mi ha cacciato via, io adesso devo trovare un altro lavoro, perché non so dove andare, che faccio? Qui una volta che ho finito, dice, ma scusa, ma quanto prendevi tu? Io prendevo 15.000 lire a settimana. Ah, senti, facciamo una cosa, Alva. Tu vieni tutte le mattine qui da me,
ti vesti, ti trucchi e ti metti a disposizione. Poi lavori o non lavori, tu vieni pagato ugualmente. Mi dava 30.000 lire al giorno, capirai. Certo, la svolta. E chi si è mosso più? Il successo è arrivato per te con i film della commedia all'italiana. Vediamo l'arbitro 1974. Buongiorno ragionieri, ecco la raccomandata, puntualissima come sempre. Sento odore di Roma Lazio Milan Inter. Chissà, grazie Caruso. Baciamo le mani. Fai colazione Carmelo. Dopo. Per lei. Per me? Sì, per lei. Ma sicuro? Sì, sì. Deve firmare qui. In quegli anni sei diventato famosissimo, Alvaro. Cosa ricordi di quel periodo? Questo, specialmente questo momento, sì. Questo momento è stato per me più bello della mia vita, perché il mio attore preferito era Buzzanca. Sì. Infatti io mi sono sempre ispirato a lui quando facevo il film, parlavo siciliano, cercavo di fare lui, perché lo amavo talmente tanto che persino in Sicilia dicevano che andavo a scuola con uno di loro. Dice lui, vieni a scuola con me, ha fatto elementari, ma io sono di Roma, ma come faccio? Insomma, ho avuto questa gioia di lavorare con Lando, che era il mio grande sogno. E poi sì, poi ho cominciato a fare la commedia all'italiana con il primo film con la Fennec, che era l'insegnante, mi ricordo andando. Grande successo. Grande successo. Non solo attore ma anche ballerino. Vediamo come te la sei cavata qualche anno fa. Cinema che follia, 1989. Dunque, farò l'imitazione di Fred Astaire. Da piccolo! Ah, oh, io devo lavorare! E vatti a cercare un lavoro! E te pareva? Sì. Prego, maestro! Sulle orme di Fred Astaire, ma quando hai imparato a ballare, Alvaro? Beh, sempre tramite Federico Fellini, che sul film Roma serviva questo ballerino per fare la commedia, per fare un pezzo di teatro che lui aveva fatto. E mi disse a me, tu sai ballare? No, che so ballare, faccio cia cia cia, twisten. No, mi devi fare tip tap, devi fare Fred Astaire. E come faccio? Ma io non sono capace. Allora mi ha mandato da Gino Landi. Io in 15 giorni ho imparato, infatti Federico mi ha detto, ma mi spieghi come hai fatto a imparare il tip tap in 15 giorni? Ah, dottor, è la fame! Attore, ballerino e anche cantante, questa volta per amore. Vediamo questo duetto da Se sbagli ti mollo del 2005. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa nella pubblicità sulla strada per medio con naso in su. Ci sbatterò sempre là, sempre tu. Ancora un altro po' e poi ancora non lo so. Mi sa che te la cavi meglio come ballerino, Alvaro, eh? Beh, sì, sì. Però hai incontrato la tua anima gemella. Esatto, Stefania. Stefania, infatti ci siamo incontrati proprio in una sala di incisione, mentre io stavo rinnovando col fischio Essenza, lei stava incidendo un altro film, un altro disco. Lì ci siamo incontrati e è nato l'amore. È nato l'amore. È stato con noi Alvaro Vitali. Grazie, Alvaro. Grazie.